Pronti, pronti che scatta l'applauso, ufficialmente inaugurata. Taglio del nastro per un nuovo tratto della ciclovia adriatica sul lungomare di Marotta, che andrà ad aggiungersi all'intero progetto della pista ciclabile più lunga d'Italia, che permetterà di pedalare dal Veneto alla Puglia passando per le Marche, regione capofila del progetto. I lavori partiti a metà settembre 2019 e poi interrotti a causa del lockdown hanno consentito di realizzare 1,3 km di nuova pista ciclabile all'altezza di Piazza dell'Unificazione fino al confine con Ponte Sacco. La pista a doppio senso di circolazione, larga 2,5 metri, ed è realizzata in affiancamento e allo stesso livello del marciapiede sul lato mare. Noi ci siamo perché siamo convinti dell'intero progetto, con il contributo che diamo in termini di regione capofila di una grande opera che da Venezia unisce in bicicletta Bari, passando per le Marche. E perché ci abbiamo creduto finanziariamente, abbiamo messo 50 milioni di euro sotto tutte le forme, usando i fondi regionali, usando i fondi europei, usando, come in questo caso, usando i fondi di coesione e sviluppo, cioè abbiamo concentrato le risorse per fare una grande opera. Al tratto inaugurato se ne aggiungeranno altri, come quello di Senigallia attraverso un ponte sul fiume Cesano, per la cui realizzazione la Regione Marche ha previsto e finanziato un piano triennale dei lavori pubblici. Al taglio del nastro operato dal sindaco di Mondolfo, dopo la benedizione del parroco, erano presenti tutti gli altri sindaci del territorio. Abbiamo iniziato con Marotta Centro, adesso abbiamo riqualificato Marotta Nord e poi andremo avanti nei prossimi anni con la parte e la zona di Marotta Sud. Abbiamo in progetto con il comune di Senigallia e con la regione Marche la realizzazione del ponte sul Cesano, che collegherà Marotta con Senigallia, un'infrastruttura importante che collega due province, la provincia di Pesaro Urbino e la provincia di Ancona, ma che unisce le persone.